È stata presentata nella sala Protomoteca in Piazza del Campidoglio il progetto Young 2019. Il progetto Young è promosso da Euroma 2, ha una finalità educativa e sociale che coinvolge oltre 2.300 bambini delle scuole elementari dell'ottavo, nono e decimo municipio, classi quarta e quinta elementare, ed è finalizzato a dar loro informazioni utili su primo soccorso, educazione stradale e protezione civile. Il progetto si è svolto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile Nazionale e Locale e ha previsto una serie di lezioni nelle aule scolastiche. Educazione stradale, sicurezza della persona e primo soccorso insegnati ai bambini delle elementari. Sono 31 gli istituti che hanno aderito a questa manifestazione, con oltre 2.000 bambini coinvolti. La conferenza stampa è stata presentata dall'attore Sebastiano Somma. È un messaggio davvero unico, soprattutto se parte poi da un centro commerciale come Euroma 2, che è un'istituzione pubblica famosa per la vendita di prodotti di ogni tipo. Ma io sono qui perché sono un amico del Presidente, ma perché ho avuto il piacere e l'onore di approfondire anche il loro percorso, che è atto appunto a sostenere quello dei giovani, giovanissimi in questo caso, parliamo di ragazzini di quarta elementare, quinta elementare, che devo dire hanno avuto delle risposte importanti proprio sugli interventi da fare come primo soccorso. Quindi è bello per me arricchire anche me stesso attraverso una conoscenza che stamattina mi è stata data come insegnamento da parte dei bambini. Sono intervenuti il dottor Davide Maria Zanchi, presidente Consorzio Euroma 2, dottor Andrea Pece, delegato dell'assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Capitale, dottoressa Carmela Lalli, assessore ai diritti alla scuola, crescita culturale, turismo e sport nono municipio, dottoressa Deborah Diodati, presidente del Comitato Roma Metropolitana della Croce Rossa Italia, dottor Adriano De Nardis, presidente del Comitato Regione Lazio Croce Rossa Italiana, dottoressa Rita Sicoli, dirigente responsabile della comunicazione e formazione del Dipartimento della Protezione Civile, dottoressa Daniela Marziali, dirigente rete scolastica istituti 8 e 9 municipio, e suora Eugenia dell'Istituto Santa Chiara. Non solo è importante, è decisiva, nel senso che sottolinea ancora una volta quanto sia importante la scuola come punto di snodo tra la strada e la famiglia, tra il mondo sociale e la famiglia. E lì ci sono i ragazzini, e se i ragazzini all'interno della scuola, che torno a dire deve essere centro culturale polivalente, aperto tutto il giorno, con l'integrazione delle forze del territorio, con un'equipe medico-psicopedagogica presente, con una biblioteca, con un polo museale, ogni scuola deve essere questo. Se nella scuola tu prepari i ragazzini ad agire, non solo a capire cos'è l'educazione civica, il soccorso stradale, ma ad agire tutto questo, e lo fai con i volontari della Croce Rossa, lo fai con veramente utilizzando la grande tradizione di Zamberletti, utilizzando la grande tradizione che noi abbiamo avuto in questo paese per anni e anni e anni, rappresentata da figure che alla protezione civile, come presidenti come Pertini dedicavano veramente tempo e messaggi. Ecco, io vorrei proprio che ci sia un messaggio. Euroroma 2 ha fatto come sponsor privato un'azione che, collegata a quella civile, a quella della realtà sociale, a quella delle scuole, è l'azione che si deve fare per governare bene e per educare i ragazzini a diventare veramente cittadini. Lo sono già e lo diventeranno poi. Anche quest'anno siamo qui, siamo arrivati alla settima edizione, siamo ovviamente molto contenti di esserci. È un progetto che cresce, questo
quest'anno sono stati formati 2300 bambini e 95 classi, quindi è un progetto che ogni anno aumenta i bambini e le classi soprattutto da formare, e siamo presenti non solo sul nuovo municipio ma anche appunto sull'ottavo e sul decimo. È importantissimo proprio perché unisce tre realtà fondamentali che sono quelle del primo soccorso dei bambini e di Croce Rossa, quindi per noi è fondamentale insegnare le nozioni di primo soccorso proprio perché è fondamentale insegnare a questi bambini l'importanza del saper aiutare, del saper salvare vite. Perché saranno cittadini domani, ma soprattutto sono anche cittadini oggi, anche loro sono protezione civile. Noi abbiamo un progetto che si rivolge ai giovani e sono i nostri campi scuola che facciamo ormai dal 2008 in tutta Italia, che si rivolge ai ragazzi e si chiama proprio Anch'io sono la protezione civile. I ragazzi che si formano non solo porteranno la loro formazione, quindi è un investimento a medio lungo termine, ma portano da subito le loro conoscenze nei contesti poi dove si trovano, quindi con gli altri compagni che queste esperienze magari non hanno fatte, ma anche nelle famiglie e quindi anche con gli adulti. Anzi, sanno essere molto convincenti e molto insistenti anche quando vogliono e quando si appassionano, e questo in realtà dalla nostra esperienza e da tutti i nostri progetti che portiamo con loro e facciamo con loro e con gli insegnanti, davvero si appassionano a questi temi e non li trovano per nulla noiosi. Per lanciare il progetto Young, che torna ad Euroma 2 dal 25 marzo al 5 aprile, la sala Protomoteca ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, di dirigenti e tanti volontari impegnati nel mondo dell'associazionismo, dalla Croce Rossa alla Protezione Civile. Ma soprattutto in comune sono arrivati tantissimi bambini che hanno assistito con sorprendente compostezza a lungo succedersi di interventi degli adulti. Successivamente gli stessi bambini a turno si cimenteranno in un percorso dimostrativo che sarà allestito presso il centro commerciale Euroma 2, mettendo in atto quanto appreso. Questo progetto è molto gradito dagli istituti scolastici per la sua valenza educativa ed è ormai giunto a Roma alla sua settima edizione. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Roma ed è interamente sostenuto da Euroma 2 e si inserisce nell'ambito dei progetti educativi, culturali, sociali che Euroma 2 sostiene quotidianamente. Presidente, l'abbiamo vista sorridente e entusiasta in questa ennesima edizione 2019 del progetto Young. Beh, non si può essere che sorridenti e entusiasti con 220 bambini in sala, che sono poi una rappresentanza di 2300 bambini che partecipano a questa iniziativa. Sentire il loro vociare allegro è un grande piacere ed è una grande soddisfazione, perché oggi noi abbiamo avuto qui la dimostrazione che si può fare tantissimo nell'ambito sociale, nell'ambito educativo, nell'ambito culturale. E noi imprese che lavorano sul territorio dobbiamo essere i motori, i propulsori, i sostenitori di questo tipo di iniziative, e auguro che questo sia un esempio per altre imprese, per altre aziende che sul territorio investano per la crescita, per il benessere del territorio. Qual è l'obiettivo per Euroma 2? Lei faceva dei numeri, 2000 bambini. Da che numero si vuole arrivare? Ma noi siamo 2300 bambini, ci piacerebbe estendere questa collaborazione ai municipi vicini, arrivare magari in un prossimo futuro a 5000 bambini, che sarebbe un risultato considerevole. Può sembrare un po' un'utopia, ma io ritengo che si possa fare, ci credo moltissimo, e questo si può fare però solo con l'aiuto delle associazioni di volontariato che sono fondamentali, della Croce Rossa, della Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, cioè le associazioni che operano sul territorio e che rappresentano di fatto
il volontariato del territorio. Senza di loro e senza ovviamente la disponibilità, la grande disponibilità che ci viene data dalle scuole, dagli istituti didattici, questo non è possibile. Oggi arrivare a 2300 bambini è stato un grande risultato, ma sono sicuro e convinto che si può andare oltre. A margine della conferenza, i bambini hanno omaggiato il presidente Davide Maria Zanchi con alcuni lavori pensati per l'occasione e successivamente immancabile la consueta foto di gruppo a sancire la splendida mattinata appena trascorsa.